di Natale che i calciatori, quindi farla con una vittoria è brutto. Effettivamente l'anno scorso non mi pare che l'ultima partita prima di Natale andò bene. L'anno scorso non giocavamo. Ma in genere dico come è classifica, no, come la Zarevola-Libonese, no. Zarevola-Libonese. Io ce l'ho già nel mercato, cioè la società è intenzionata a intervenire sul mercato, visto che ci sono stati dei giocatori che si sono svincolati. Fateci scrivere, sai. Allora, la prima cosa che io devo sottolineare è un fatto, penso che voi da bravi osservatori avete notato che noi comunque oggi a un certo punto avevamo 8 anni in campo. Probabilmente facciamo una statistica, quest'anno la nostra squadra forse è una delle più giovani del gruppo. Quindi io, volendo fare un bilancio, dico che questo è il dato più positivo che dobbiamo valutare, perché tenere un gruppo di giovani è tra le altre cose che ci danno garanzie, che possono migliorare, che ci possono far crescere, farci crescere, per noi è un motivo di orgoglio, quindi anche in ottica del progetto che abbiamo, che vedo che molti si preoccupano quando noi insomma, ci rammarichiamo un poco perché questa squadra non è seguita nella maniera giusta, però non è questo il problema, quello che noi vogliamo dire. Noi vogliamo, innanzitutto noi siamo orgogliosi di quello che stiamo facendo come società, e penso che i cittadini di Aversa devono essere orgogliosi di avere una squadra che milita in questo campionato, non l'hanno mai vista, e quindi io penso che questo è un orgoglio per tutta la città. Poi se siamo molti o pochi a seguire questa squadra, diciamo, al Bisceglia, non è questo che ci deve far dubitare sul nostro progetto. Noi andremo avanti nel nostro progetto e vorremmo che i cittadini di Aversa e dell'area aversano capissero che soltanto questo, diciamo, è il nostro rammarico. Noi non dobbiamo, molto spesso io leggo sui siti, poi oggi lasciatemi di qualche cosa perché stai andando a ruota libera, io ho 40 minuti perché molto spesso io leggo sui siti, ma noi la squadra, i tifosi la seguono quando vince, quando non vince, sono d'accordissimo, cioè sono d'accordo pure io su questo aspetto. Io dico soltanto, io spero che gli aversani traggano anche dagli aversani e tutti, io penso tutti i cittadini del territorio di Aversa, dell'agro aversano, traggono come fattore positivo il progetto Aversa Normanna, che sicuramente è, ripeto, è per noi un motivo di orgoglio, ma deve essere un motivo di orgoglio per questa città, che può dimostrare all'esterno che ci sta qualche cosa di positivo, che è rappresentato dal calcio e da tutto ciò che si sta costruendo intorno al calcio. Abbiamo creato quest'anno la scuola calcio e i risultati quest'anno, dopo 3 mesi di questa iniziativa, abbiamo più di 300 iscritti. Immaginate, con tutti i genitori, i nonni, gli zii che seguono i ragazzini tutte le domeniche che giocano i loro campionati di cucine, sorbenti, eccetera eccetera. Quindi immaginate il movimento che si sta creando intorno a questo. Quindi per me questo, diciamo, è la vittoria del nostro progetto. I giovani oggi che erano in campo in 8 hanno vinto una partita, come avete visto oggi era una partita che molti hanno definito salvezza, anche se io non ero d'accordo su questo termine, però comunque vuol dire che hanno anche saputo interpretare questa partita, così come hanno saputo interpretare il secondo tempo della Juve Stabia domenica scorsa. Quindi io sono soddisfatto di questo. Per quanto riguarda la domanda, perché probabilmente questo che interessa a molti, che cosa faremo sul mercato di riparazione, penso che ci sarà poco da fare, perché noi siamo convinti di questo gruppo, sono felicissimo, questo è un gruppo coeso, stanno bene insieme, gioiscono tutti insieme, cose che avevo visto poche volte da quando
da quando faccio calcio qui ad Aversa, cioè, perché poi lo faccio solo qui ad Aversa il calcio, però non ho mai visto uno spogliatoio così unito, ma rispetto all'anno scorso, anche rispetto agli anni dopo, quando abbiamo vinto il campionato, la Coppa Italia, la Scudetto, vi assicuro che stanno benissimo. Ovviamente c'è da sottolineare che abbiamo fatto delle abbiamo ceduto dei calciatori e in quei ruoli sicuramente dovremo andare a compensare queste carenze, perché è normale che andare a fare ancora 16 partite ci serve qualcuno che ci dia una mano. Noi già ci stiamo muovendo e sicuramente il girone di ritorno sono convinto che con un paio di rincalzi, diciamo, di nuovi entry potremo fare un girone di ritorno ancora meglio da questo punto. Anche di nomi. I nomi. Il direttore si sta muovendo, sta facendo 60 gradi, teniamo che risulta qui una serie di nomi. Sicuramente avremo bisogno di sostituire un paio di elementi. In attacco almeno questo, arriverà una seconda punta o una prima punta? Anche perché insomma voglio dire. Nel senso di. Punta come ruolo di punta diciamo. Numero 2 arriverà sicuramente una punta che ci dovrà dare una mano. Io penso che dovrà essere, cioè, secondo me è inutile dire prima punta o seconda punta, perché poi dipende pure dalla partita, dipende pure dalle situazioni, perché dire arriverà una prima punta significa andare a diminuire il lavoro di questa prima punta o una seconda punta. Sicuramente dovrà arrivare un paio di ragazzi di esperienza che ci possono dare qualche cosa in più, proprio sotto, veramente sotto l'aspetto della tranquillità e della sicurezza, però penso che tutti stanno vedendo. Presidente, ma ci sarà, va bene gli arrivi, ma ci sarà qualche partenza? Ma non credo perché siamo ormai, diciamo, il gruppo è questo qui, non credo che sia, almeno certo. Che ci sia qualche, non so qualche di ragazzo. No, c'è una situazione di Longo, per esempio, che non ci sta in macchina. Quindi Longo è un ragazzo, un prodotto del nostro vivaio, sta con noi da 4-5 anni, quindi è chiaro che noi tenderemo a farlo rimanere in questo gruppo, perché anche l'anno scorso è stato utilissimo nell'ultima fase di campionato, se vi ricordate. È chiaro che questi ragazzi a volte hanno l'ambizione di giocare qualche minuto in più, però il nostro obiettivo è quello di farlo rimanere. È chiaro che poi il tecnico qualche volta fa qualche esternazione, perché magari è stato detto da qua, insomma, sì, ma ha esternato alcune cose, però ecco, una cosa è parlare di un calciatore contrattizzato per un anno, un'altra cosa è parlare di calciatori che fanno parte del nostro progetto, quindi quando abbiamo parlato di questi calciatori il mister può stare anche arrabbiato, però insomma noi dobbiamo fare le valutazioni più attentamente. Il mio riferimento era anche a Parisi, che sembra essere molto corteggiato dal tecnico toscano. Dal Cosenza. Lui l'anno scorso è stato uno degli artefici della promozione del Cosenza, quindi è un punto di riferimento. Noi sicuramente faremo il possibile che affinché Parisi resti qui e ci dia il suo contributo, sia di calciatore che come spogliatore. Assicuro che è uno che veramente ci dà una mano a tutti quanti. Quindi noi faremo di tutto per farlo restare qui, anche perché ho detto delle cose, ma cercheremo insomma di tenercelo ben scritto, a meno che poi non ci sia una contropartita di calciatori che possa valere la pena, perché dobbiamo lavorare molto su migliorare questo gruppo, ma penso che è difficile che farlo.